Buongiorno e bentrovati ai Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni che conduciamo con Carlo Ametta. Ciao Carlo, è tempo di tasse, anzi è tempo di tagliare le tasse. Vabbè, veramente è sempre tempo di tasse, cioè non è che c'è una volta, un giorno dell'anno in cui tu non pensi alle tasse, però io personalmente ci penso sempre, siccome le pago, ci tengo a sottolinearlo per il maresciallo che ci può ascoltare, ci penso sempre, caro Carlo. E quando non ci pensi, quando comunque le tasse a pensare a te. Esatto, è per questa ragione che oggi diciamo non possiamo che fare una puntata sulla prospettiva futura del possibile taglio. E per parlarne, Carlo, con chi siamo? Beh, visto che, come ho letto su Twitter, visto che il governo ha annunciato l'eliminazione di un aliquote, quindi il passaggio da 5 a 4 scaglioni, stiamo facendo grandi falcate verso la flat tax, al 43%, oddio, evidentemente. Grandi falcate, stiamo andando così, come una tartaruga di noi a chi. Beh, ne parliamo ovviamente con Nicola Rossi, che non ha bisogno di presentazioni in generale, ma tantomeno ce l'ha su un canale dell'Istituto Bruno Leoni. Quindi benvenuto Nicola e grazie. Salve, buon pomeriggio. Ma io partirei con la domanda proprio di base, cioè come valuti la riforma dell'IRPEF annunciata dal governo e quindi la scelta di impiegare questi 8 miliardi di euro in teoria derivanti dall'extragettito legato alla maggior crescita, in realtà in pratica chiaramente dall'indebitamento, per limare l'imposizione sul reddito? Allora, fammi fare una premessa, secondo me, opportuna in questo caso. Qui il governo ha destinato 8 miliardi di euro a debito, questa è una questione che non dovremmo mai dimenticare, per rivedere in larga misura, diciamo, la struttura dell'IRPEF e un pochino anche per tagliare l'IRPEF, l'IRAP per alcune categorie. Benissimo. Ora, questo intervento qui viene dichiarato come permanente. E questo è un passo per molti versi positivo, perché diciamo dà certezze ai contribuenti. Però al tempo stesso viene fatto prima che la delega fiscale venga approvata dal Parlamento. Quindi noi stiamo, o il governo sta per essere più precisi, approvando una legge che contiene un intervento di natura fiscale che anticipa una riforma fiscale di cui non conosciamo i connotati. Perché il disegno di legge delega non solo deve essere ancora approvato, ma quando anche fosse approvato nella versione in cui oggi è in Parlamento, è così lasco da poter contenere in realtà, diciamo, cose molto molto diverse. Per cui il governo che andrà a varare i decreti delegati a seguito dell'approvazione del disegno di legge delega potrebbe, per esempio, diciamo, produrre una riforma fiscale totalmente incoerente con l'intervento che viene fatto oggi. Questa, diciamo, è una straordinaria peculiarità quella a cui stiamo assistendo, anche se, diciamo, pochi la notano, perché io non ho memoria di riforme fatte prima ancora che si conosca il contenuto della riforma, non so come spiegarmi altrimenti. Però, diciamo, abbiamo visto tante cose strane in questi ultimi tempi, anche questa, diciamo, non stupisce. Però consente, come dire, ha una controindicazione molto forte, perché essendo appunto fatta, essendo una riforma fatta prima della riforma, consente ad ognuno di leggerci quello che vuole. Per cui, per esempio, i sindacati escono indignati dall'incontro con il governo perché secondo loro, diciamo, la scelta che il governo ha fatto non sostiene a sufficienza i redditi di alcune categorie. Ora, qui si vede chiaramente dove è il punto, diciamo, se deve essere un pezzo della riforma fiscale, allora c'è scritto chiaramente all'inizio del disegno di legge delega che l'obiettivo è la crescita di lungo periodo. Se invece dovesse essere un intervento congiunturale, allora sarebbe una cosa completamente diversa. I sindacati lo interpretano come uno dei tanti inutili, aggiungo, interventi a carattere congiunturale che abbiamo avuto negli ultimi 10-15 anni. Il governo presumibilmente lo interpreta in maniera completamente diversa.
se qualcuno a un certo punto approvasse rapidamente il disegno di legge delega, forse capiremmo meglio di che cosa stiamo parlando. Detto questo, come giudicare quello che viene fatto? La mia personalissima valutazione è: tutto ciò che va nella direzione della riduzione del numero delle aliquote è benvenuto. Stiamo passando da 5 a 4, ottima cosa. Se l'obiettivo è da 5 a 3, ancora meglio, diciamo. In questo senso la direzione di marcia a me sembra ragionevolmente corretta. Non starei tanto qui a stracciarmi le vesti sul fatto che l'aliquota massima rimane il 43, diciamo. La struttura certamente viene semplificata, naturalmente bisognerà vedere in dettaglio che cosa avviene di tutte le spese fiscali, perché molto del problema dell'IRPEF si annida nelle spese fiscali, ma la direzione mi sembra ragionevole, così come il piccolo intervento che viene fatto per quanto riguarda l'IRPEF, a mio modo di vedere, è anche quello, diciamo, secondo me, esemplificativo della situazione italiana. Cioè, noi non abbiamo la forza e non abbiamo, diciamo, il coraggio di dire che quella era un'imposta sbagliata e che prima ce ne liberiamo meglio è. Addirittura, vi segnalo, non abbiamo nemmeno la forza di farlo come il disegno di legge delega sostanzialmente dice, cioè eliminate l'IRAP, chiamatela IRES e arrivederci, va bene? No, nemmeno questo facciamo. Ci facciamo quello che abbiamo sempre fatto, cioè si taglia un pezzettino, un angolo qua, un angolo là, sperando che quello che rimane prima o poi evapori. Probabilmente nel giro di qualche anno, di qualche lustro, probabilmente ci arriveremo, ma insomma anche questo percorso in sé non è positivo certamente, perché l'IRAP è, non dovrei dirlo io, diciamo, ma l'IRAP è un caso, secondo me, anche questo straordinario, è un'imposta accademicamente perfetta, perché se la si guarda sotto molti punti di vista è teoricamente un'imposta perfetta, ma è un'imposta priva di senso comune che, lasciatemelo dire, probabilmente solo chi non è mai entrato ha messo piede in un'azienda può aver disegnato. Bisogna non avere idea del mondo reale per disegnare una cosa, diciamo, come dire. Va bene, comunque, detto questo, io, se posso permettermi, e rubo ancora 10 secondi, io un altro problema lo vedo avvicinarsi rapidamente. Se qualcuno di voi ricorda, nelle pieghe del disegno di legge delega sostanzialmente si dice una cosa semplicissima, e cioè che per fare la revisione del sistema fiscale le risorse si troveranno all'interno del sistema fiscale stesso, a parte questi 8 miliardi, dove anche lì si dice, si intuisce chiaramente che l'idea che chi ha scritto il disegno di legge delega che aveva in mente è di aumentare un po' l'IVA e di ridurre le altre imposte. Bene, ragazzi, se l'IVA non l'abbiamo aumentata nel momento in cui l'inflazione era praticamente a zero, pensate voi che potremmo aumentarla quando l'inflazione raggiunge il 3, il 2, il 2, il 3%? Detto in altri termini, abbiamo perso l'ennesima volta una colossale occasione, diciamo, e temo che a questo punto il problema del finanziamento e della revisione del sistema fiscale negli anni a venire si farà serio. Ecco Nicola, io vorrei tornare un attimo sull'IRAP per farti una domanda un po' più generale, nel senso che poi lì l'intervento ha avuto, ricordiamolo, anche ha anche la razza di risolvere un lungo contenzioso sulla esistenza effettivamente di una organizzazione di impresa, quindi diciamo al di là poi dell'angolo giustamente sottolineavi tu, ricordiamo che le ditte individuali e i professionisti per lungo tempo hanno instaurato un contenzioso con il sistema tributario, secondo il quale l'organizzazione di impresa alla fine sussiste in base ad alcuni elementi che rendono, come giustamente tu segnalavi, ancora più complicato dire chi è soggetto a IRAP e chi non lo è. Quindi diciamo al di là della discriminazione sulla forma di impresa che si sceglie, l'idea è che proprio l'attività produttiva, imposta regionale sull'attività produttiva, da questo punto di vista si dice i piccoli, andiamoci diciamo così, i piccoli non la pagano. Ecco, da questo punto di vista, soprattutto in termini di semplificazione, quello che dicevi tu, cioè il passaggio all'addizionale IRES sarebbe di fatto un grandissimo elemento di semplificazione e di minori costi, perché l'IRAP, ricordiamolo, prevede una base imponibile diversa, dei calcoli diversi,
una serie di adempimenti amministrativi completamente diversi che per le piccole e anche per le medie imprese non sono così semplici. Ecco, dal punto di vista teorico, il taglio nei confronti del lavoro dipendente e delle pensioni rispetto al taglio sulle imprese ha profili di impatto sulla crescita, sempre premesso, diciamo, che questo primo passaggio è, come hai detto tu, un primo passaggio probabilmente temporaneo. Cioè la scelta di andare a semplificare sull'IRPEF è giustificata, come dice qualcuno, dalla impossibilità dei dipendenti e pensionati di evadere, quindi contando sulla possibilità che gli altri in fondo le tasse se le aggiustano, oppure c'è effettivamente una scelta politica che è un po' per la crescita penalizzante? Qui ci sono due ordini di risposte, sai. Uno è, la mia sensazione è che qualunque taglio d'imposta fatto a debito dal punto di vista della crescita abbia effetti assai inferiori a quelli che si possono immaginare. La gente se ne rende conto, lo capisce, diciamo, si rende perfettamente conto che gli si stanno chiedendo, sottoscrivendo dei titoli pubblici, dei soldi per dirgli poi ti ho ridotto le tasse. Insomma, quindi non è che siamo così scemi, diciamo, no? Quindi alla mia sensazione è che questo profilo ci sia. C'è un secondo profilo che invece, diciamo, come dire, si presta ad una valutazione un po' più attenta, e cioè aver ridotto i salti di aliquota a volte imbarazzanti che erano presenti nella IRPEF come era ieri, è certamente positivo e può avere qualche impatto sull'offerta di lavoro. E di conseguenza, per esempio, può spingere a entrare nel mercato del lavoro persone che ad oggi non ci entravano. Tutto questo è certamente molto favorevole. Sarebbe stato meglio destinare per intero tutte queste risorse, diciamo, sul versante IRAP, per fare solo un esempio? Onestamente, diciamo, una risposta difficile, perché secondo me ha bisogno di pone una domanda che è precedente. Di quanto avremmo bisogno noi dal punto di vista della riduzione fiscale? Se vogliamo portarci quantomeno al livello dei nostri partner europei, noi dovremmo abbassare la pressione fiscale di circa un punto e mezzo, forse qualcosa di più. Stiamo parlando di 20 miliardi. E questo è il punto vero, diciamo, no? Dopodiché, se si fanno operazioni portata minore, meritorie, ma di portata minore, è chiaro che da qualche parte bisogna cominciare, e da dove bisogna cominciare temo che sfugga ad una logica economica e temo che prevalga, come è legittimo, una logica politica, anche perché poi in Parlamento qualcuno queste cose deve pur votare, diciamo, no? Quindi da questo credo che la spiegazione sia lì. Nicola, una domanda un po' tecnica, se vuoi. È evidente che l'effetto reale della riforma dipenderà dal riordino delle spese fiscali, perché conoscere le aliquote senza conoscere la base imponibile dice poco o nulla sulle tasse che effettivamente ciascuno di noi pagherà. Ma mettiamo un attimo da parte questo aspetto. La riforma, da un certo punto di vista, in una prospettiva tra virgolette liberale, è certamente positiva, perché fa sì che ciascuno, a parità di deduzione e detrazioni, paghi un po' di tasse in meno, diciamo, è pareto efficiente in questo senso. Al tempo stesso, una delle tecnicalità attraverso cui la riforma prende corpo è la riduzione del livello di reddito in corrispondenza del quale scatta l'aliquota marginale del 43%, che prima si applicava ai contribuenti che dichiaravano oltre 75.000 euro, adesso scende, se non ho capito male, ai 50.000 euro. Da questo punto di vista, e ragionando un po' in termini politici più che economici, tu vedi un rischio che quando al prossimo giro qualcun altro metterà mano vi sia la tentazione di aggiungere un'aliquota superiore al 43 su uno scaglione eccedente rispetto ai 50? Beh no, il rischio è serio, diciamo. Come dire, probabilmente anche più di un rischio, perché credo che proprio oggi il vice segretario del Partito Democratico abbia candidamente dichiarato che questa riforma fiscale non è la loro riforma fiscale.
naturalmente diciamo legittima affermazione, però questo mi fa pensare per esempio che ci sia una parte politica significativa che se domani dovesse vincere le elezioni interpreterebbe la legge delega in un senso, e sarebbe perfettamente possibile, perché come credo diciamo di aver suggerito proprio sulle colonne del sito dell'istituto, fondamentalmente quella legge delega è così lasca che ci sta dentro anche il modello tedesco che di aliquote ne ha infinite, per cui motivo per cui io continuo e forse diciamo oggi ancora con maggiore convinzione a sperare che l'attuale governo approvi il disegno di legge delega ma non eserciti le deleghe, lasciando che queste vengano esercitate dal prossimo Parlamento e dal prossimo governo eletto, diciamo, dal popolo, si spera. In questa maniera avremo una bellissima campagna elettorale sul tema fiscale, sul serio, diciamo, che secondo me sarebbe anche un bel passo avanti rispetto alle campagne elettorali degli ultimi tempi, e poi alla fine, diciamo, ci si conterebbe per capire che fisco non vogliono gli italiani. Mi sembrerebbe molto civile. Sì, da questo punto di vista, secondo me, scusa, ti tengo su questo tema e poi magari cambiamo argomento, ma da questo punto di vista è rilevante la consapevolezza che ci sono in giro per il mondo vari paesi che hanno un'aliquota marginale superiore al 43%, non tantissimi, ma un po' ci sono. Ci sono. Ma a occhio e croce noi saremo il paese con la più alta aliquota marginale sul più basso livello di reddito. Noi trattiamo la stregua di ricchi, cioè assoggettati a un'aliquota che è alta secondo ogni standard, diciamo, di comparazione internazionale, persone che guadagnano 51.000 euro, quindi che hanno un reddito che già definire medio è complicato, no? Vedi Carlo, questa però è la grande ipocrisia italiana, perché noi applichiamo un'aliquota marginale, o applicheremmo un'aliquota marginale significativa, a livelli di reddito che onestamente è difficile definire molto elevati, però al tempo stesso non facciamo una piega quando a un certo punto sostanzialmente diamo l'istruzione universitaria praticamente gratuita anche alle persone molto abbienti. Non facciamo una piega quando diamo alle persone molto abbienti l'assistenza sanitaria praticamente gratuita. Noi diciamo, come dire, è uno strano sistema il nostro in cui ci prendiamo tutti gli effetti di disincentivo che sono impliciti in una forte progressività apparente, e poi con l'altra mano cerchiamo di porvi rimedio nella maniera meno bella, cioè diciamo sostanzialmente offrendo dei vantaggi su altri fronti, invece di avere, come sarebbe, diciamo, secondo me, io continuo a pensare che a 3-4 anni di distanza, diciamo, la proposta del 25% di tutti del Bruno Leoni era la più sensata, no, scusa, la più pensata, diciamo, di quelle che conosca. Perché lì, diciamo, c'era esattamente questa cosa, cioè trasparenza del sistema fiscale e poi una spesa pubblica che non è per tutti sempre gratis. Che dico, le parti sociali mi sembra che abbiano già, diciamo, annunciato battaglia, no? Perché poi con queste risorse, che poi, come dicevi giustamente tu, dico, ricordiamo che l'IRAP, credo che l'abolizione dell'IRAP sarebbe circa 14 miliardi, tu parlavi di 20 per fare interventi più seri e di drastici, addirittura la sola IRAP sarebbe 14 miliardi se la volessimo abolire, quindi diciamo chiaramente le risorse sono quelle che sono, e quando si è con risorse non troppo larghe, il tema poi è sempre quello che non si privilegia la riforma ma si cerca di stare dentro una coperta. Ecco, i sindacati hanno già, diciamo, indicato in qualche modo la loro contrarietà legata a un intervento che sarebbe a favore di lavoratori e pensionati non sufficientemente ampio. Ecco, se tu, diciamo, in un mondo perfetto fossi a capo di un sindacato, cioè nel mio mondo perfetto, se tu fossi, diciamo, un sindacato con un ruolo quindi chiaramente di protezione dei diritti dei lavoratori, ritieni che questa via intrapresa, al di là delle risorse, sia la via che invece i sindacati dovrebbero sposare, o ci potrebbero essere, diciamo, delle alternative rispetto alle quali il sindacato farebbe bene, in ragione della propria ratio, a battersi? Devo dirti la verità, io, diciamo, se mi trovassi in quella scomodissima posizione, penso che avrei lavorato duramente per capire come
praticamente quasi annullare l'onere fiscale a carico dei giovani, rivedendo l'attuale sistema, diciamo, di deduzioni e detrazioni perché abbia un profilo anche legato all'età. Io capisco che ci sono problemi non piccoli, diciamo, perché c'è un problema naturalmente di parità di trattamento di contribuenti che hanno lo stesso reddito ma possono avere un'età diversa, me ne rendo conto, ma avrei esplorato ogni strada per concentrare un intervento su questo fronte, e in quel caso gli 8 miliardi potevano non essere proprio così pochi, sai, per fare una cosa di questo genere, diciamo. Quindi da quel punto di vista secondo me sarebbe venuta fuori qualcosa di assai più incisivo, se vuoi. Certo, anche di chiaramente, se così posso dire, segnato, anche dal punto di vista sociale, se vuoi. Però poi quando dico una cosa di questo genere, poi immediatamente dopo penso che le associazioni hanno diritto di difendere i propri iscritti, e dubito seriamente che i giovani siano una parte molto, molto, molto significativa degli iscritti al sindacato. Ecco Nicola, un'ultima domanda per avviarci. Noi ci teniamo, io e Stagnaro, a dichiarare subito che non ci iscriviamo al Partito dei Giovani, quindi va bene se... Però neanche a quello degli iscritti. Quello non ci si iscrive, quindi... però sai, vorrei segnalarti che... Ah no, non c'è una volontà purtroppo di iscrizione, vabbè, però neanche agli iscritti ai sindacati. Neanche agli iscritti ai sindacati, quindi... tornerei al punto... alla base di tutto il dibattito, quella che in qualche modo è stata accuratamente evitata, ed è accuratamente evitata anche per ragioni comprensibili dalla politica. Abbiamo detto che una riforma sostanziale non può essere neutrale dal punto di vista del gettito. L'unico modo di rendere una riforma sostanziale quasi neutrale dal punto di vista del gettito, cioè compatibile con la disponibilità di 8 miliardi, senza entrare nel tema di come siano stati stabiliti questi 8 miliardi, su cui magari ti invitiamo un'altra volta perché è chiaramente l'altro aspetto. L'unico modo, dicevo, di fare una riforma rilevante con pochi soldi è quello di mettere mano sostanzialmente a deduzioni, detrazioni e altre imposte. La scelta del governo comunica implicitamente che si sia preferito ancora una volta rimandare questo tipo di operazione. Secondo te, dal punto di vista realistico, cioè senza andare a immaginare grandi interventi che genererebbero gettito addizionale da poter utilizzare per ripensare più seriamente le aliquote, cosa ci si può aspettare e che tipo di suggerimento daresti al governo sul fronte deduzioni e detrazioni? Innanzitutto la scelta del governo secondo me non è stata fatta al momento di questa legge di bilancio. In realtà anche sul tema delle detrazioni delle spese fiscali non si voglia fare molto, era già scritto nel disegno di legge delega, non ci prendiamo in giro, diciamo, quindi era lì da tempo, quindi non mi aspetto nulla di particolarmente significativo da quel punto di vista. Lì il lavoro sarebbe molto, tanto, credo anche che vada detto con molta franchezza, diciamo, che il recupero di risorse che deriverebbe da un lavoro serio in quella direzione sarebbe significativo, ma non sarebbero cifre, diciamo, colossali. Questo va detto, perché il grosso, diciamo, lì è in detrazioni o deduzioni che sono parte integrante della struttura dell'imposta, quindi non sono trattabili alla stregua dei tanti piccoli bonus che siamo andati facendo. Però il problema serio è che anche quando si va a parlare dei piccoli bonus, questi si rivelano i più difficili da intaccare, perché quanto più piccolo il bonus, tanto più radicata e determinata a resistere è la piccola coalizione che lo ha ottenuto. E quindi, diciamo, dal punto di vista strettamente politico è difficile, è una cosa difficile da intaccare. Però lì il lavoro c'è, lì il lavoro ci sarebbe. Sì. Io ho l'impressione che sia impossibile per un governo con una maggioranza così ampia come l'attuale poter arrivare a quel risultato. E questo da sempre, diciamo, è la mia preoccupazione, perché molti hanno segnalato che un governo con una maggioranza molto ampia
poteva non ottenere risultati perché ovviamente si hanno opinioni diverse. Io sono sempre stato dell'opinione che un governo con una maggioranza ampia trova sempre l'accordo, ma sempre a livello più basso. E questo ovviamente non è un gran risultato per il paese. E allora grazie a Nicola Rossi. Grazie a voi. Torneremo ovviamente a disturbarti, perché che fisco sarà e che fisco farà lo vedremo, diciamo, piano piano, e lo scopriremo, e speriamo di non scoprirlo troppo velocemente sulle nostre tasche come spesso ci capita. Quindi speriamo poi di non fare da casi di studio. Grazie ancora. Del resto non voi, a presto, arrivederci. Vi do una brutta notizia, ma non ci sono altri modi per scoprirlo. No, uno può non pagare niente e fare filosofia. Dirà, Stagnaro pagherebbe, Rossi pagherebbe, però non questo. Cioè, per quello che vorrei fare io, ma non posso. Allora, grazie ancora a Nicola. Ciao, arrivederci. Ciao, grazie mille. Ciao.